Ben ritrovati a questo nuovo video che non chiamo appositamente video tutorial perché non è che spiego qualcosa, ma visto anche un po' il caldo, un po' l'estate, volevo stare sul leggero con questo video e appunto vi voglio giusto presentare rapidamente in ordine sparso alcuni siti web che io considero utili, utili in generale e utili specificatamente per noi che siamo utilizzatori di Ubuntu. Ecco, sono sicuro che conoscerete anche voi alcuni di questi siti, magari altri un po' meno, magari qualcuno non ne conosce nemmeno uno, non lo so. Comunque, nel tempo ho iniziato ad usare o ho scoperto questi siti e ho giudicato interessante, ho ritenuto interessante raggrupparli in questo breve video, nel quale ovviamente tutti questi link vi lascerò in descrizione e così anche voi potrete approfittarne se ritenete che anche per voi possano essere utili. Allora, li ho già aperti tutti ovviamente per comodità qua sopra, vedete qui nel mio Chromium sono già tutti aperti tutti questi link e li vediamo in sequenza. In rapida sequenza, poi potrete poi fare un bel click voi stessi dal commento, dalla descrizione del video e andare a indagare voi stessi se questi siti vi aggradano o meno. Allora, ho detto in ordine sparso perché non è che ci ho messo particolare ordine in questo elenco. Comunque, partiamo dal primo tranquillamente. Eccolo qua, il primo. Universal Subtitles per sottotitolare video YouTube e anche di altri siti senza installare nessun programma sul vostro PC. Quindi questo sito vi permette, indicando qui un indirizzo per esempio di un video YouTube, come vedete qui ad esempio, schiacciate inizia e si apre un'interfaccia apposta che vi permette di creare dei sottotitoli, quindi di tradurre un video che in lingua originale può essere in italiano, in inglese, in russo, in cinese, in qualsiasi lingua vogliate del mondo. Se voi siete in grado o se qualcuno è in grado di creare dei sottotitoli nella sua lingua, lo può fare benissimo, prende qualsiasi video e ci aggiunge i sottotitoli. Molto interessante, direi, molto utile. Io lo confesso, l'ho scoperto da pochissimo questo sito e quindi non ho ancora avuto occasione di utilizzarlo. So che anche in YouTube stesso ci sono delle funzionalità per sottotitolare, addirittura credo anche dei sottotitoli automatici, almeno per l'inglese, credo, anche quello non li ho mai usati fino adesso, però me lo sono salvato questo sito e ci tengo anche a pubblicizzarlo perché non tutti ovviamente conoscono tutte le lingue del mondo e non tutti, visto che l'inglese è predominante, conoscono l'inglese. Non è così scontato che tutti possano capire cosa ci raccontano nei video in lingua originale inglese. Ecco che il lavoro di sottotitolare è molto importante per aprire più contenuti possibili a più persone possibili nel mondo. Quindi, sito web utile sicuramente ed anche interessante e permette anche di creare un servizio utile per tante persone nel mondo. Secondo sito, questo a dir la verità ve l'ho già presentato in altri miei video nel mio canale perché parlando di un certo ambito è saltata fuori anche questa esigenza. Quale esigenza? Quella di attivare il player HTML5 in YouTube. Cosa vuol dire? Voi sapete che penso sappiate che il plugin Flash, Adobe Flash, per vedere i video di YouTube, di Vimeo e di altri siti, è ancora molto diffuso nel web, ma sicuramente entro pochi anni andrà sparendo, morendo, il che non è un male per niente. Siamo tutti felici che sparisca il plugin di Flash e il sostituto è questo standard HTML5, per il quale YouTube in versione beta di prova, in versione di prova, vedete che c'è scritto qua nel sito versione di prova, HTML5 è appunto l'alternativa, quello che andrà a sostituire il Flash, il player di Adobe Flash, per
tutti i video e animazioni varie sul web si sta sempre più diffondendo, sta sempre prendendo più piede questo formato, questo standard. Ed ecco che YouTube già ha questo sito specifico per andare ad attivarlo, cioè se voi nel vostro browser, nel vostro navigatore internet, entrate in questa pagina, fate clic qui in basso e attivate la versione di Pro HTML5, tutti i video possibili di YouTube, perché tutta la totalità dei video non sono ancora convertiti per l'HTML5, ma praticamente lo sono quasi tutti oggi come oggi. Dicevo, tutti i video YouTube per i quali è possibile già usare l'HTML5 li vedrete già così. Quindi quando state guardando un video YouTube con il player HTML5, già non avete più bisogno del plugin Flash, non lo state già più usando, e questo è un bene. Io da subito l'ho già attivato, quindi solo i video con le pubblicità per il momento integrate sono ancora in Flash, cioè hanno ancora bisogno del plugin Flash. Gli altri, tutti gli altri si vedono già in HTML5, quindi è sicuramente una buona cosa. La stessa cosa si può fare anche con Vimeo, che è un altro sito noto per i video, con YouTube è uno dei più noti. Ce ne sono altri, io mi sono concentrato su questi due, ma naturalmente ci sono anche altri siti di raccolta video e di presentazione di video online, però mi sono concentrato su YouTube sicuramente e Vimeo, giusto per farne un altro. Ecco, Vimeo non ha, diciamo, un link globale come questo in una pagina a parte, ma sotto ogni video presenta adesso ve lo faccio vedere. Ecco, qui ho già aperto un video di Vimeo, ne ho già aperto uno qualsiasi, è un video, il primo che ho visto nella pagina principale, e sotto ogni video Vimeo presenta questo link. Vedete che io ho già attivato la modalità HTML5 perché nel link c'è scritto Switch to Flash Player, quindi se io clicco torno alla modalità che ha bisogno del plugin di Adobe Flash Player, e vedete che il link si è rinominato in Switch to HTML5 Player, ed è quello che ho scelto io. Quindi una volta che in Vimeo avete cliccato sotto un video, questa impostazione la tiene, però dovete entrare almeno in un video. Ecco, in questo momento Switch to Flash Player vuol dire che è attivo il player HTML5, quindi i video anche su Vimeo li potete vedere tutti, in questo caso tutti già in HTML5. Eccole qua, almeno dico tutti, chi io sappia, perché quelli che ho provato qua e là erano già tutti disponibili, e si vede che viene utilizzato il player HTML5 e non più il Flash Player. Quindi anche un altro grosso sito di raccolta video e di collezioni video è già predisposto per l'HTML5, e questo appunto non ha una pagina specifica, ma basta che andate su Vimeo, magari voi siete già utilizzatori correnti di Vimeo, e andate sotto la descrizione di ogni video, vedete qui in basso a destra il link magico che vi rende indipendenti dal Flash, dal plugin di Flash, Adobe Flash. Un altro video che può essere, scusate, un altro link che può essere utile è questo, convertfile.com, che vi permette di convertire da un formato a un altro un video o un audio o anche documenti. Vedete qui, se apro la tendina dei formati di partenza, vedete che ci sono tipi di documento di Microsoft, così come OpenOffice, documenti, immagini, presentazioni, ebook, formati di libri elettronici e formati video, ecco, di tutti i tipi. Vedete anche formati video, formati immagine, formati tipi di archivi, compressi, zip e non zip, formati solo audio, altri formati, PostScript, eccetera. Vedete una gran quantità di formati di input, e voi potete dirgli: convertimi questo file che io ho sul mio PC. Vedete qui col primo pallino, choose a local file, cioè qui posso scegliere un file che ho sul mio PC, e dirgli ok e convertimelo in output qua. Vedete?
da input verso altrettanti tanti formati di output, che può essere audio, video, eccetera, eccetera. Vedete? Molto interessante, senza installare nessun programma sul vostro PC, questo sito web gratuitamente vi converte i vostri file se ne avete bisogno. O addirittura, se scegliete questo pallino sotto, potete scaricare un file, un video da YouTube, forse anche da Vimeo, non ho provato, da YouTube ho provato, quindi mettete il link, l'URL, l'indirizzo di un video YouTube, lo mettete qui. In input avrà il suo formato, scegliete il formato di output, potete scaricare un MP4 o quello che volete da un vostro da un indirizzo YouTube, per esempio. Quindi non è solo file locale, ma anche file che ci sono nel web. E lui ve li converte col suo meccanismo che ha dietro, con tutti questi formati. Avete visto quanti ce ne sono. Questo ogni tanto viene utile anche questo sito, converfile.com. Andiamo avanti. Ubuntu Software Center Online, praticamente. Il prossimo link è quasi il corrispondente dell'Ubuntu Software Center Online. Vedete che Ubuntu Apps Directory, voi potete cercare le vostre applicazioni, qui sono suddivise un po' come Software Center, suddivise per categorie. Vedete, potete selezionare, guardare la descrizione, ne cliccate magari su uno, se e a pagamento vi è fuori il prezzo come in questo caso, e qui potete cliccare direttamente su questo pulsante, vi aprirà il Software Center per in questo caso pagarlo ed installarlo, se no per installarlo direttamente. Andiamo a cercarne uno che magari non sia a pagamento, ma vediamo un po'. PDF Notecase Pro free, ecco, vedete, free. Questo, clic, si apre il Software Center e lo installa. Praticamente è l'applicativo web di tutte le applicazioni, i programmi, le applicazioni che ci sono per il nostro Ubuntu. Potete scorrere e navigare qui senza aprire l'Ubuntu Software Center. Poi, in ultimo, se vi interessa qualcosa, fate clic su quel pulsante in basso e potete installare direttamente, richiamando, aprendo sul vostro PC l'Ubuntu Software Center. Ecco, questo carino, diciamo che per passare il tempo a navigare un po' fra gli applicativi, magari è più interessante che lo possiate fare anche se non siete davanti al vostro PC, davanti al vostro Ubuntu. Sappiate che c'è questo sito web, potete farlo anche da Windows, ecco, giusto per intenderci. Poi paste bin, come si può dire, bah, in inglese con la mia pronuncia sempre un po' così. Dunque, naturalmente questo non è un'esclusiva, perché paste bin è, per chi forse gli sviluppatori conoscono meglio, sono quei siti che vi permettono di incollare un certo contenuto, vedete, di un certo tipo, soprattutto i vari linguaggi di programmazione, vedete C++, C Sharp, Delphi, eccetera, eccetera, HTML, JavaScript, quindi è molto usato dagli sviluppatori per scambiarsi parti di codice. Cosa succede? Voi scegliete un certo tipo di linguaggio, incollate un estratto di codice di programma, schiacciate il pulsante qui, paste, e viene creato un indirizzo univoco, un indirizzo web univoco che poi voi potete mandare a qualcuno o anche per voi stessi, e anche dall'altra parte del mondo questo qualcuno può entrare in questo indirizzo internet univoco e prendersi quella parte di codice che è stata incollata da voi alla partenza. Ecco, dicevo, questo qui non è naturalmente l'unico servizio, ci sono in giro tanti. Il capostipite famoso, forse il più famoso, è pastebin.com. Questo è Pastebin Ubuntu, diciamo che è griffato Ubuntu, se volete così. Se volete proprio usare un sito che faccia quel lavoro, ma con la griff di Ubuntu, usate questo, se siete sviluppatori soprattutto. Anche se non lo siete, perché testo plain text vuol dire testo normale, qui potete metterci dentro anche un estratto di un capitolo del vostro romanzo della vita, è uguale. Fate incolla qui, lo incollate sul web e quell'indirizzo lì ci viene messo un numero qui che segue, slash, qui praticamente una barra così, 1,
o così, un numero sequenziale. Non è segreto questo qui, e tenete presente che non è una cosa protetta. Voi potete andare anche a caso con i numeri e vi trovate, vedete qua, vi trovate delle parti di codice che sono state incollate da chissà chi e da chissà quando. Vedete, io sto andando a caso con i numeri e trovo tutte le parti incollate di codice. È sempre un numero sequenziale che cresce man mano che si usa questo sito, e se voi conoscete questo indirizzo potete richiamare questa parte di codice o di script che vi serve. Ecco, avete capito il senso, soprattutto chi già sviluppa avrà capito il senso di questo sito, di utilità. Poi un altro, ecco, questo non mi sono preparato perché mi è sfuggito, ma se, no, non volevo proprio fare questo, ma se richiamo la pagina di Google, vi posso mostrare una cosa che credo sia conosciuta a diversa gente, ma non così conosciuta a tutti. Quando voi, siete sulla pagina, sul campo di ricerca di Google, potete sfruttarlo per fare dei calcoli o anche per convertire delle unità. Adesso qua fatemi vedere, per esempio, se faccio 77 o 77 più 12, vedete che si attiva come primo risultato della ricerca la calcolatrice, 77 più 12, 89, e i calcoli li potete fare anche più complessi. Francamente non so se c'è anche, che ne so, funzioni trigonometriche, sì, vedete, anche seno di 15 radianti, eccetera, eccetera. Cioè è una calcolatrice anche scientifica, è un po' come quella che avete sul vostro PC, però direttamente sul web. Potete mettere il calcolo qui nella barra di ricerca, track, calcolatrice. Sappiatelo. Stessa cosa con versione di unità. Un classico unità imperiali tipo 12 pollici in centimetri. Ecco, vedete, ho scritto, proprio scritto, è 12 in italiano, pollici in centimetri, quanti sono? 12 pollici sono 30,48 centimetri. E ci sono altre unità di misura anche, questa è la prima che mi è venuta in mente, ma ci saranno anche quelle tipo le aree, i pesi, tutte queste cose qui. Ecco, quindi tenete presente che la calcolatrice, che è pur sempre quella, che fa sia calcoli semplici, calcoli scientifici, proprio calcoli, fa anche da convertitore di unità. Molto utile a portata di mano, diciamo, se avete sempre il vostro browser aperto, come è il caso sempre al giorno d'oggi. Sappiate che c'è anche questo servizio di Google integrato. Poi andiamo avanti. Altro sito interessante è Ask Ubuntu. Ask Ubuntu è, insomma, per l'ennesima volta mi vedo costretto a dire che l'inglese è la lingua franca del web, e in effetti Ask Ubuntu, almeno per il momento e finora, è esclusivamente o quasi esclusivamente in inglese. Comunque è un sito di gestione di domande e risposte. Non è un forum, non è un supporto, tra virgolette, ufficiale di quelli a pagamento che può dare Canonical per Ubuntu, ma è un sito di domande, risposte e supporto fra tutti gli utilizzatori potenzialmente del mondo. Chiunque può porre una domanda, chiunque può dare una risposta, ovviamente sensata, eh? Ecco, Ask Ubuntu è un sito che ha avuto un successo straordinario. Ce ne sono tantissime di domande, tantissime risposte. Si può naturalmente cercare anche nel sito. Prima di porre una domanda, cercate, se trovate già domande che sono simili alla vostra, potete vedere le risposte che sono già state date nel tempo e magari vi risolvono il vostro problema. Ecco, qui ci sono decine e decine di domande e risposte ogni giorno. Stessa cosa, praticamente con lo stesso tipo di piattaforma, c'è anche per LibreOffice, la suite di Office, insomma. Ecco, il corrispondente libero di Microsoft Office. La stessa cosa come Ask Ubuntu, c'è anche l'Ask LibreOffice. È costruito sullo stesso principio, è stessa piattaforma, diciamo, di domande e risposte, di gestione domande e risposte, con dei voti per risposte buone in su, dei voti in giù per risposte meno buone, eccetera, eccetera. E vedete che anche qui, naturalmente,
Come numero, essendo specifico per LibreOffice, sono minori che non le domande per tutto Ubuntu, che non so quante sono, non vedo il totale, ma saranno tantissime ormai. E LibreOffice ha un po' meno di domande, un po' meno di risposte, però c'è proprio il sito specifico, vedete, con tutte le domande e risposte per LibreOffice. Quindi anche qui stessa cosa, cercate se c'è già il vostro problema richiesto e risposto. Siete a posto, se no potete fare la vostra domanda. In inglese anche questo, naturalmente. Poi, questo è un altro sito molto semplice, ma che a volte, se avete dei dubbi, può diventare utile, è quello che vi permette di testare se siete solo voi ad avere un problema con un certo sito internet o se questo sito è spento per tutti. In pratica, mettete qui un indirizzo internet, vediamo un po', perché adesso trovarne uno che sia spento ovviamente non ce l'ho sotto mano, però se uno non è spento mettete il vostro indirizzo internet, fate enter e lui naturalmente la risposta è sempre quella, perché questo sito presume che voi abbiate il problema, quindi io ho messo un sito che in realtà funziona e vedete che mi dice che askubuntu.com is up, cioè è attivo, è operativo. E davanti a questa frase c'è It's just you, cioè sei solo tu che hai il problema. Ripeto, perché questo sito parte dal presupposto che voi non riusciate a raggiungere un certo sito. Se non riuscite a raggiungerlo, lui vi dice guarda che sei solo tu perché in realtà il sito è funzionante. Può essere utile. Se non vi funziona qualcosa, non si sa mai. Se siete bloccati solo voi per quel sito, potete testarlo qua. Quindi vi lascio in descrizione anche questo sito di utilità. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine. Floss Manuals, ecco anche questo, manco a dirlo in inglese. Floss è una raccolta di manuali, ma veri e propri manuali, disponibili in lettura a tutti, di software libero, di open source praticamente. Come la maggior parte del software che usiamo noi sulle nostre Ubuntu, qui troviamo i manuali per tutti questi programmi. Se abbiamo bisogno di dettagli maggiori su un determinato programma che l'help online non ci dà, per esempio, vedete qui Free Manuals for Free Software. Manuali liberi per software libero. E qui ce n'è tanto, insomma, potete cercare adesso qua, non andiamo troppo nel dettaglio, ma vedete che ci sono un po' per tutte le categorie. Vedete qui anche Inkscape, il programma di grafica vettoriale. Alcuni si devono anche comprare di manuale, la maggior parte qua dentro sono tutti free, quindi liberi di essere consultati. E qui potete trovare di tutto, cercate e troverete. Interessante anche questo sito. Manuali online, quindi Poi un altro sito di utilità può essere questo, che è un bel po' di tempo che c'è, un po' questo, semplicemente una pagina supportdetails.com che vi dà uno specchietto delle caratteristiche basilari del vostro PC proprio. Vedete, per esempio, da me il sistema operativo riconosce che è Linux, riconosce che il mio browser web è Chrome con questa versione, il mio indirizzo IP a quanto pare è questo, JavaScript è abilitato, i cookies del browser di Chrome sono abilitati, la risoluzione dello schermo è questa, la risoluzione del browser in questo momento è questa, la profondità dei colori del mio schermo, se ho il flash, il plugin di flash Adobe è quale versione, eccetera. Posso esportarlo in PDF o in un file CSV, questo specchietto. Ecco, questo può essere utile se qualcuno vi dà supporto o a distanza o per telefono e vi fa le solite domande. Se avete un problema col browser, ma quale è su? Voi l'avete qua, lo vedete qua. Browser. E avanti così, avete proprio le informazioni base. Quindi richiamando questo sito, tac, in un attimo vengono fuori le informazioni che possono essere solitamente utili o le prime domande di chi vi dà supporto. Carino anche questo. Altro sito
Penultimo è lo stato dei servizi di Google, quindi c'è una dashboard, quindi praticamente uno specchietto globale che vi mostra lo stato dei servizi di Google. Quindi anche qui, se avete qualche dubbio di qualcosa che non funzioni, non vi va bene Gmail o qualcosa, potete recarvi in questo sito e capire se magari effettivamente Gmail in questo momento ha dei problemi o stanno facendo della manutenzione. Vedete, c'è il pallino verde. Vedete qua? In questo momento c'è tutto pallino verde. Pallino verde, vedete la leggenda qui sotto, nessun problema. Pallino arancione, interruzione di servizio, pallino rosa rosso. E in questo momento è tutto verde. Poi vedete qui le date, perché se andiamo indietro nel tempo, prima o poi vedete che qui è successo, per esempio, il 20 di luglio c'è stata un'interruzione di Gmail, interruzione di servizio. Quindi questo nel passato, più recente, se torniamo a oggi, insomma, tra oggi e il 9, vedete non c'è niente, non c'è stato nessun problema di Google. Questa è la dashboard dello stato dei servizi di Google, se volete consultarla. Stessa cosa per Ubuntu One, quindi la nostra nuvola personale di cui ho già parlato in altri video. Anche qui c'è il suo dashboard con lo stato dei servizi. Ecco, e qui vedete che da qualche parte qualche problema c'è previsto e voluto per il momento, perché Ubuntu One ci stanno lavorando dietro le quinte, quindi ci sono alcuni servizi che al momento non sono disponibili, però lo vedete anche qui, stesso sistema della dashboard di Google con le icone, quindi servizio disponibile ma con delle informazioni per gli utenti, questo blu con la i, listino verde tutto a posto. Asterisco giallino, il servizio non è disponibile, ci sono delle informazioni, le informazioni sono qui sotto e vi spiegano perché in questo momento non sono disponibili questi servizi. Ecco, questa è la dashboard dei servizi di Ubuntu One, della nuvola di Ubuntu One per chi usa questo servizio, utile servizio. Ecco, quindi per questo video ho terminato. Non sono pochi, ma non sono neanche tanti questi indirizzi internet, però nel loro ambito io li trovo particolarmente utili, curiosi o interessanti, e ho deciso di presentarveli in una carrellata veloce, sperando che li troviate interessanti anche voi. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto, un saluto e alla prossima, grazie.